Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, recuperiamo un po' con le recensioni. Oggi vi parlo di La figlia delle tenebre. Inviatomi di aggiunti già da un po' di tempo, dovevo leggerlo già da qualche mese, ma sempre ci sia il contatto. Vabbè, insomma, finalmente l'ho letto e ora ve ne parlo. Però prima, come sempre, vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va. Se a fine video volete acquistare questo libro, qui sotto trovate il link di affiliazione per Amazon e anche un altro link di affiliazione dove sto mettendo tutti i libri che sto leggendo, divisi per categoria, che mi piacciono naturalmente. Quindi se non sapete cosa leggere, beati voi, potete andare lì e dare una spulciata. Dunque, innanzitutto vi avverto, questo è un fantasy, anche se comunque c'è hashtag romantasy, insomma, però ce n'è veramente, veramente poco, almeno in questo, perché è il primo di una saga. Comunque, di che cosa parla questo fantasy? La protagonista è Aya ed è il braccio destro della regina, è la sua spia. In questo regno dove ci troviamo ci sono alcune persone che hanno dei poteri, e là, ad esempio, ha il potere della persuasione ed è un potere che gli viene molto utile per il ruolo che ricopre. Il regno dove si svolge la storia però inizia a essere in pericolo, in conflitto con gli altri regni, e proprio in quel momento Aya manifesta anche altri poteri e diciamo che non è una cosa tollerata in questo regno, cioè se te c'hai più di un potere vieni... Quindi però c'è una profezia che dice che una persona che ha più poteri, insomma, sarà santificata e quant'altro, e quindi non si sa bene se lei è una santa o se è appunto una che può mandare tutto allo scatafascio. Quindi per scoprirlo cosa fa la regina? La manda in un altro regno con un'altra persona sua fidata, ovvero Will. Will anche lui ha dei poteri. Dei poteri, non tanto belli, vabbè, che sono molto utili, diciamo, alla regina. E è sempre in conflitto con Aya, è sempre stato in conflitto, infatti sono proprio nemici, acerrimi nemici. Quindi lei non è molto contenta di intraprendere questo viaggio con lui, però lo deve fare per scoprire se questi poteri che ha dentro di sé sono una maledizione o se è una cosa che può rivelarsi utile. Quindi io vi dico la verità, appena l'ho iniziata a leggere, non il regno, però diciamo il contesto, il fatto che ci sono queste persone che hanno i poteri, mi ha un po' ricordato il Grishaverse. Non so se l'avete letto, Tenebre Rossa, o avete visto la serie televisiva. Comunque anche lì ci sono delle persone che hanno dei poteri. Poi spesso qui un pochino qui. Poi qui la storia ha proprio tutto un altro corso, non ci sono dei regni in conflitto, non c'è un oscuro come nel Grishaverse e quant'altro. Ecco, però inizialmente mi ha ricordato un po' questo, anche perché c'è la migliore amica di lei, di Aya, che ha tipo il potere del fuoco, sa maneggiare il fuoco. Will ha il potere, insomma, di infliggere dolore, quindi un po' mi ha ricordato quello, però poi alla fin fine la storia piglia tutta una sua strada. Come vi ho detto, di romance ce n'è veramente veramente poco, enemies to lovers, e poi c'è comunque un po' un triangolo perché lei non sa se di qui di va, di su e di giù, vabbè, non vi dico, però ce n'è veramente poco, quindi se lo volete leggere per il romance, ecco, vi avverto che qui, come si dice? Prevale, ecco, inizia anche se insomma dislessica, poi a posto, prevale proprio il fantasy, cioè qui vi leggete proprio un fantasy e c'è tanta 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 politica. Poi insomma Will si scoprirà delle cose, ecco, non è come Akotar che comunque senza il romance lì non regge la storia, o come Sangue e Cenere. Qui almeno in questo il romance ce n'è poco, non so poi negli altri perché ancora non li ho letti, devono ancora uscire molto probabilmente, quindi poi magari vi dirò. Ecco, però in questo vi deve piacere proprio il fantasy e vi devono piacere gli intrighi politici, perché se no poi non ci capite niente, non avete nemmeno voglia, perché insomma devi starci un po' dietro, non è che poi leggerlo così, se no vi perdete un po' di cose. Comunque a me la scrittura mi è piaciuta, è stata molto chiara, nel fantasy per me è fondamentale, perché se la scrittura non è chiara io mi perdo com'è il regno, i poteri e quant'altro, quindi poi non mi riesco a figurare effettivamente il fantasy. Invece qui ho trovato tutto molto chiaro, mi sono figurata tutto bene bene nella mia testolina,
quindi super 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 approvato. Come vi ho detto, l'unica pecca è che il primo non ho capito se è una trilogia o una duologia, questo ancora non l'ho capito, se voi lo sapete fatemi sapere qui nei commenti, e comunque fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate. Vi ricordo che qui sotto trovate anche i link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!